Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi ricordiamo il preziosissimo sangue di Gesù ed inizia il mese adesso dedicato. Dal punto di vista storico, l'antica festa del preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo venne istituita nel 1849 dal Papa Pio IX anche se sarà il Papa San Pio X che successivamente in occasione del diciannovesimo centenario della morte di Cristo stabilirà nel giorno primo di luglio la sua celebrazione. A partire dal 1970 però nel riformare il calendario liturgico la Chiesa unificò la festa del preziosissimo sangue di Cristo con quella del corpus domini. La devozione al preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo è antichissima. Gesù sparse tutto il suo preziosissimo sangue sul Calvario per la nostra salvezza. Sarebbe bastata una goccia per redimere infiniti mondi, perché il sangue di Gesù è di un valore infinito. Tuttavia Gesù volle versare tutto il suo sangue, e questo per farci comprendere, da una parte, la gravità del nostro peccato e dall'altra il suo infinito amore. La nostra anima è lavata nel sangue preziosissimo di Gesù ogni volta che riceviamo con fede e con le dovute disposizioni il sacramento della confessione. In quel momento noi siamo ai piedi della croce e siamo lavati, purificati dal sangue di Gesù. Tesoro preziosissimo, incomparabile, sono le stille del sangue di Cristo, diceva San Bonaventura. Santa Caterina, devotissima del preziosissimo sangue di Gesù, Cercava con ansia di spingere le anime verso la croce e il sangue del divino Redentore. Se vedi la croce, attendi anche quel che sgorga. Chi ne beve ne vive, chi non ne beve ne muore. E inoltre diceva, io, Caterina, scrivo nel prezioso sangue suo l'albero della croce sia trapiantato nel cuore e nell'anima vostra. Conformatevi al Cristo crocifisso, nascondetevi nelle piaghe di Cristo crocifisso, inebriatevi e vestitevi di Cristo crocifisso. La vita spirituale è alimentata dal sangue di Cristo. Ancora Santa Caterina da Siena scriveva con parole brucianti, nel sangue troviamo la fonte della misericordia, nel sangue la clemenza, nel sangue il fuoco, nel sangue la pietà, nel sangue è fatta la giustizia delle colpe nostre, nel sangue saziata la misericordia, nel sangue si dissolve la durezza nostra, nel sangue le cose amare diventano dolci e i grandi pesi leggeri. Rallegratevi nel sangue, bagnatevi nel sangue, doletevi di voi nel sangue, crescete, fortificatevi nel sangue, perdete la debolezza e cecità vostra nel sangue dell'immortale agnello, vestitevi del sangue, inebriatevi del sangue, annegatevi nel sangue di Gesù Cristo crocifisso, saziatevi nel sangue. Noi tutti siamo ai piedi della croce quando la nostra anima viene lavata nel sacramento della confessione e in modo specialissimo durante la celebrazione della Santa Messa che è il sacrificio di Gesù in croce. È lo stesso identico sacrificio di duemila anni fa. Ogni tanto Dio permette dei miracoli a testimonianza di questa verità tra i più celebri vi è il miracolo eucaristico di Ferrara. Era il 28 marzo 1171, la domenica di Pasqua. Il priore dei canonici regolari portuensi, Padre Pietro di Verona, stava celebrando la messa pasquale, assistito da tre confratelli. Quando, giunto al momento della consacrazione dell'ostia, si sprigionò da questa un fiotto di sangue che andò a posarsi in larghe gocce sulla piccola volta e visibili a tutti. Le cronache dell'avvenimento raccontano del sacro terrore del celebrante e della immensa meraviglia del popolo che stipava la chiesina. Molti furono i testimoni che affermarono di aver visto l'ostia assumere un colore sanguigno e di aver scorso in essa la figura di un bambino. Dell'accaduto furono informati immediatamente il vescovo amato di Ferrara e l'arcivescovo Gerardo di Ravenna, i quali constatarono con i loro occhi il sangue del miracolo, cioè il sangue che vivissimo rosseggiava la piccola volta dell'altare. La chiesa divenne immediatamente meta di pellegrinaggio e ancora oggi, a distanza di tanti secoli, si possono vedere ancora quelle gocce del preziosissimo sangue di Gesù. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con una breve preghiera al preziosissimo sangue di Gesù, che ripeteremo spesso durante questo mese ad esso dedicato. Signore Gesù, il tuo preziosissimo sangue mi avvolga e mi circondi come scudo potente contro tutti gli assalti delle forze del male, in modo che io possa vivere pienamente in ogni istante nella libertà dei figli di Dio. E possa sentire la tua pace, rimanendo saldamente unito a te, all'ode e gloria del tuo santo nome. Amen. E per intercessione della Beata Vergine, Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.